Buongiorno a tutte e a tutti, sono Mario Nava, il direttore generale del servizio della Commissione europea che fornisce supporto tecnico ai Paesi membri per sostenere le riforme strutturali. Ho aderito con piacere all'iniziativa per parlarvi di parità di genere e raccontarvi cosa stiamo facendo sul tema nella Commissione europea. Come sappiamo tutti, l'uguaglianza di genere tra uomini e donne è uno dei principi fondamentali nella nostra Unione, come sancito dai trattati europei e ribadito da una serie di documenti strategici. Con la nomina della nuova Presidente, però, Ursula von der Leyen, il principio di uguaglianza è stato riconosciuto ufficialmente come una delle priorità politiche della Commissione, da applicare in maniera trasversale a tutte le attività, strategie e programmi della Commissione. Per riuscire in questa nuova missione orizzontale, la Presidente ha nominato la prima commissaria per l'uguaglianza, per la equality, nella storia dell'Unione Europea e ha consacrato una task force dedicata al coordinamento interno. Le azioni mirate restano importanti, ma da sole chiaramente non hanno sufficientemente impatto. Tutto quello che facciamo come Commissione, fuori e dentro i confini europei, avrà un diverso impatto su uomini e donne, un impatto che va studiato, va preso in considerazione dall'inizio per evitare di aggravare disuguaglianze esistenti e crearne di nuove. Questo è quello che chiamiamo gender mainstreaming, cioè la capacità di inserire le questioni di genere all'interno del ragionamento. E per questo in ogni strategia, ogni strumento finanziario, ogni attività, a prescindere dal settore dove questa avviene, si deve inserire la prospettiva di genere. E non è tutto qui. Un altro concetto fondamentale aggiunto a quello del gender mainstreaming è quello dell'intersezionalità. Ne avrete sicuramente sentito parlare, ma cosa significa? Significa che quando parliamo di questi temi non dobbiamo farlo in maniera omogenea. Significa per esempio che non possiamo considerare gli uomini o le donne come un gruppo omogeneo, un gruppo unico. Una donna bianca, disabile e cristiana in Europa sicuramente vive discriminazioni diverse da una donna bianca, sana e musulmana e ancora diverse magari da un uomo anziano e di colore o un uomo omosessuale e via dicendo. Le istituzioni europee svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'uguaglianza, non solo sulla carta, ma con azioni concrete. In questa prospettiva sono stati messi a disposizione dei Paesi membri dei fondi straordinari, come Recovery and Resilience Facility, di cui sono sicuro avrete tutti sentito parlare, SURE e altri, che incrementano in maniera considerevole gli strumenti a disposizione del mio servizio. Per esempio, la DG Reform sta aiutando il governo ungherese a sviluppare un congedo parentale più equo tra madre e padre e delle politiche del lavoro che favoriscano il reinserimento dei genitori dopo l'accesso al periodo di maternità o di paternità. Un altro esempio, stiamo lavorando col governo greco per analizzare la partecipazione femminile nella vita politica locale e introdurre meccanismi di cooperazione tra comuni che includano il gender mainstreaming di cui ho parlato prima, nell'erogazione dei servizi a livello locale. Questi sono solo alcuni dei tantissimi progetti di supporto tecnico che stiamo facendo e da parte nostra, da parte della DG Reform che ho l'onore di presiedere, siamo più che disposti a farne ancora di più.